Saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso vi parlerò di uno dei tanti misteri della psiche umana, il déjà vu. Ma io questo l'ho già vissuto. A voi è mai capitato di dire questa frase qua? Mi è mai capitato una volta di aver già vissuto una situazione passata? Questi sono i déjà vu, dal francese già visto. Ci sono parecchie teorie sui déjà vu, adesso ve ne cito solo alcune. Secondo la scienza, il déjà vu è quando la mente umana, il nostro subconscio, questo è secondo la psicoanalisi ovviamente, il nostro subconscio elabora sempre, tutte le volte, quello che noi stiamo facendo, qualche attimo prima che noi lo svolgiamo nella realtà. Per questo motivo, quando il subconscio è molto forte in quel momento, ci sembra che quella vicenda l'abbiamo già vissuta. Però secondo questi scienziati dicono che una volta tanto è normale avere dei déjà vu, però secondo loro dicono che ad averli sempre è un caso di schizofrenia, che io non credo tanto che la schizofrenia sia dovuta a queste cose qua. Per me è soltanto un modo di guadagno per vendere psicofarmaci, allora si inventano che quella persona è uno schizofrenico, basta che uno ha qualcosa di particolare, già lo segnalano come schizofrenico per trarne profitto. Secondo la teoria dei sogni si dice che questi sono dei sogni premonitori che uno fa ad occhi aperti e sogna una cosa che poi durante la veglia del giorno dopo farà. Questa è secondo la teoria dei sogni. Secondo la teoria dei mondi paralleli si pensa che quando tu stai facendo una cosa e ti sembra di aver già fatta quella cosa in passato, vuol dire che un altro te di un universo parallelo sincronicamente sta facendo la stessa cosa che fai tu. Secondo invece la teoria, quella più famosa di tutte, quelle che anche i nostri nonni ci hanno raccontato, è la teoria della reincarnazione. Siccome molti di noi, quelli che credono alla reincarnazione, ma anche i vostri nonni ve l'avranno già detto, ve l'avranno già raccontato, che quando uno pensa di aver già vissuto una cosa, significa che in una vita passata quella cosa l'hai fatta e stai facendo le stesse cose che ha fatto il tuo predecessore di questa vita sulla terra, e quindi pensi che quella cosa l'hai già vissuta. Queste secondo delle teorie che anche una persona che non era mai stata a Venezia, la prima volta che mise piede a Venezia disse che quella città era come se l'avesse già conosciuta in una vita precedente. Questo spiega il fatto delle vite precedenti, della reincarnazione e di questo déjà vu, che questa signora pensava che a Venezia c'era già stata in una vita passata, anche se non l'aveva ancora visitata, era la prima volta. Appena arrivò a Venezia già disse che aveva vissuto anticamente in questa meravigliosa città del nord Italia. Queste sono soltanto alcune delle teorie del déjà vu già visto per i francesi. Ovviamente queste sono soltanto delle teorie, non so se ci sono altre teorie sul déjà vu, io ve le ho elencate quelle che conoscevo. Con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.